c'è il capo nero qua. Ah, capo nero qua. C'è un capo, capito? Quando c'è, quando c'è lavoro che chiamano su, capito? Prende, ah, c'è, quindi, cercano gente, c'è qualcuno di voi, noi prendiamo insieme a andare a lavorare, sì. Il capo noi nero. Con capo nero andiamo sempre a lavorare, ah, capito? Io tre anni mi vedo, sì. Anche io tre anni. Lì quando giorni, quando c'è sole è troppo caldo, non posso rimanere lì. Meglio quella sotto alberi così. Quattro anni io sono qua, non c'è lavoro, sempre girare Palazzo, Rezzano, Sibari. Dopo viene qua a cercare lavoro. No, non c'è, senza niente, senza. Come quattro giorni sono a casa. Questo è un territorio che ha conosciuto l'infamia di accuse di schiavismo nei confronti di imprenditori neretini e non. Sono 25 anni che questo territorio conosce l'infamia di vedere questi fratelli accampati nelle campagne, buttati per strada. Noi tragedie non ne vogliamo più vedere, non è mia intenzione partecipare a funerali di Stato con la fascia tricolore, io voglio prevenirle le tragedie, quindi dalle ore 12 alle ore 16 fino al 31 di agosto sarà vietato lavorare nei campi di Nardò. Ci sono anche alcuni di coloro che sono imputati nel processo Sabro per schiavismo, quindi insomma questo fatto già la dice sicuramente lunga. Ci sono i Latino, sono abbastanza noti. Beh, credo che siano i più grandi del settore, del territorio. Alle 4 fino alle 2:10, dopo pomeriggio alle 3:30 fino alle 5. Quanti soldi per tutto questo lavoro? 50, 50 60, euro. Sì. Il fatto che gli imprenditori, molti degli imprenditori imputati in quel processo, continuino a fare gli imprenditori, dà un po' il senso di impunità? Sì, probabilmente sì. E che c'è una scarsa considerazione di queste condotte come episodi di violenza o come episodi da perseguire. Se specialmente dovesse andar male l'inchiesta Sabro, bisognerà sicuramente ricominciare per accertare fatti che sono, secondo me, secondo noi della Procura, di una certa gravità. Quanti soldi gli devi dare al capo nero per lavorare? 3 euro. 3 euro. Non porta, quando porta il lavoro, pagare per macchina, 5 euro. Ah, quindi 3 euro più 5 euro di macchina, sì. 8 euro in tutto dovete dare, sì, al capo nero. Un giorno. E sono tanti soldi. Ancora, se tu dai lei pomandola, uno cassone, come 8 euro o 5 euro, lei dai a noi 3 euro 50 centesimi, lei prendi 1 euro 50 centesimi. Senza fare niente. Senza fare niente, lì non lavoro. Che quella legge sia una schifezza, io l'ho detto. Secondo me l'errore di impostazione della norma è quella di essere partiti dall'esigenza di punire il caporale, l'intermediario, e soltanto in casi particolari il datore di lavoro. Mentre la norma avrebbe dovuta essere nei confronti di chi utilizza il lavoratore in condizioni di sfruttamento lavorativo, di grave sfruttamento lavorativo, e per concorso dovrebbe essere punito anche l'intermediario. Questo
il pomodoro lo compro al frettamento. Ogni piantina che abbiamo qua piantato significa contro il frettamento. Loro arrabbiato con me. Il caponero? Sì. Per questo non lavori, perché è arrabbiato con te il caponero? Ma perché? Perché ti sei ribellato. Lavoro tu mangiare. Capisci?